Gesuiti, seguendo Sant'Ignazio di Loyola, hanno un modo molto particolare di meditazione, di preghiera. Si chiama composizione del luogo, di luogo. Cioè, si fermano, dopo aver letto un brano del Vangelo, e cominciano a immaginare la scena del Vangelo. E con quello di oggi, capitolo 6, il Vangelo di Giovanni, sarebbe una cosa molto interessante fare. Lui dice, Ignazio, per gustare, per odorare, per sentirti lì, seriamente. Perché è un dialogo strano, no? Per noi. Abbiamo ricevuto catechesi, abbiamo ricevuto tante parole, viviamo una tradizione cattolica, eccetera, eccetera. Ma loro erano lì, avevano mangiato, erano saziati e continuavano a cercare il Signore perché avevano trovato chi poteva saziarli. Il Signore comincia, come abbiamo ascoltato la settimana scorsa, dicendo, ma voi mi seguite mica tanto perché avete visto dei segni, non perché avete visto dei segni, ma perché avete messo al sicuro la pancia. Procuratevi, faticate, trafficate, lavorate, perdete la vita per il pane che non muore, per il cibo che non perisce. Perché è quello sul quale il Signore ha messo, il Padre, ha messo il sigillo, la sfraghi. E oggi questa parola, immaginare lì, sulle rive del mare di Galilea, posto meraviglioso dal quale uno non vorrebbe mai andare via, con il Signore, là, con il Signore. Invece noi veniamo qua e normalmente abbastanza stanchi dopo una giornata di tante fatiche, di tante difficoltà. E sta lì il Signore e comincia a parlare con te e tu non capisci niente come loro. Perché tu fai domande orizzontali e lui te le... Questa linea orizzontale sulla quale noi costruiamo le nostre domande, lui la prende e la mette verticale. E tu la rimetti orizzontale e quello la rimette verticale. Sembra che va così la cosa. Cioè tu gli parli delle cose della carne e lui ti parla delle cose del cielo. Lui riprende sempre e dice, ma è lì? No, no, ma è qui. Però la cosa centrale è che lui è di carne, che lui parla, però viene dal cielo. Ed è questo che manda ai pazzi questi giudei. C'è oggi in te, in me, in noi, questa esperienza? Stiamo avendo questa esperienza o no? Cioè di avere questo dialogo con il Signore che si sta facendo carne, che si è fatto carne, che è prossimo a noi, che è accanto a noi, che sta dentro la carne della nostra vita, però viene dal cielo, però ci sfugge. È così? Perché questo è lo scandalo. Cioè com'è possibile? Cioè il Signore ti scandalizza, ma perché non lo accogli? Ti ha saziato, perché è così difficile? Poi alla fine di questo discorso sappiamo che dicono questo linguaggio è duro, chi lo può comprendere? E rimane il Signore con i 12 discepoli, gli apostoli. Perché è duro chi ti dice che ti ama? Perché è duro un linguaggio? Perché è così difficile da accogliere l'amore? Un pane che ti viene dato gratuitamente, un pane che viene dal cielo, cioè quello che le tue fibre più interne, più interiori, più profonde desiderano. Un ragazzo e una ragazza che cominciano una storia, ma mica desidereranno che finisca, no? Cioè io non ho la follia delle perversioni, della concupiscenza sessuale o quello che sia, ma quando uno si innamora di una ragazza, di un ragazzo, di una cosa che fa, pensa tutta la vita, lo desideri stare con lui. Non dai alla luce un figlio perché ti muoia dopo 2 mesi. Qualunque situazione che noi viviamo è lanciata verso l'eterno, verso la incorruttibilità, eppure poi molte cose, quasi tutte, si sbriciolano perché finisce. Vorremmo cristallizzare, facciamo le fotografie, facciamo i diari, vorremmo che quella situazione rimanesse, eppure no, le persone care muoiono, però dentro di noi qualcosa si ribella, qualcosa grida contro la morte, contro la fine, contro l'esaurimento di quella relazione, di quel momento, della bellezza di ciò che vivi, no? E se viene uno e ti dice, ma io sono questo, e te lo fa sperimentare, perché oggi ancora noi abbiamo scandalo? Ma di che cosa abbiamo scandalo? Della carne, del luogo dove il cielo scende sulla terra per portarci al cielo. Cioè la tua vita, la mia vita, la tua storia, i fatti concreti della mia vita. È lì che si mostra l'amore di Dio. Ma quanto siamo ingannati? Quanto è penetrato profondamente in noi l'inganno del demonio che dice che quello non è possibile, che in quella situazione, che in quella tua debolezza, che in quella tua povertà è impossibile, che devi fare tu. Ma dice, ma io ti attiro, tu ascolti il Padre, sei attirato da mio Padre, è tutto grazia, lasciati amare. No,
Ma perché? Perché tu pensi di conoscere? Tu pensi di gestire? No, ma viene da Giuseppe, viene da Maria, sappiamo tutto. Ma che sai? A parte questa è già una presunzione enorme, perché per quanto piccolo è un paese, si sappia tutto dell'altro, noi sappiamo che l'altro è un universo, cioè non puoi sapere cosa pensa oggi. Ieri pensava così, oggi è così. Poi se ci mettiamo pure gli ormoni femminili, è una battaglia navale. Nell'arco di 20 minuti cambia tutto. Stavo a Sydney, stavo in piscina, c'erano 36 gradi, arrivano le nuvole, in meno di 5 minuti erano 22. Dico, ammazza, come essere sposato? In 5 minuti cambia tutto. Davvero, stavi lì morto di caldo, manco la piscina ti faceva fresco. In un momento devi uscire di corsa dalla piscina, coprirti. È una cosa incredibile. Pensa un po' se tu puoi conoscere anche l'orgoglio e la superbia. Se non gestiamo, se non entra nel nostro quadratino piccolissimo della ragione, della comprensione, della... No, non è possibile. E invece l'amore di Dio va oltre. È infinitamente più grande di tutto. Questo sta dicendo il Signore. E questo è il cielo. È la incorruttibilità. È l'indissolubilità. E che non passa mai. Ma non passa mai veramente. Chi crede ha la vita eterna. Cioè chi accoglie, credere, accogliere, appoggiarsi, chi si abbandona a questo amore, chi si lascia amare ha la vita eterna. Lo dice mille volte, in mille modi. Chi mangia di me non muoia. Che cosa è? È quello che stiamo sperimentando nella comunità. Quello che sperimentiamo ogni volta che siamo afferrati da questa Pasqua, che è il corpo di Cristo che è passato attraverso la morte, che si unisce a noi e ci fa perdonare, ci fa amare, ci fa passare oltre quel limite, oltre quella barriera che ci intristisce, che ci incupisce, che ci fa dubitare. E questo è il cammino di tutta la vita, il combattimento di tutta la vita, fratelli. La vera tentazione, la tentazione madre è sull'amore di Dio. È quella, lo sappiamo, è quella che ha aperto poi la voragine a tutte le altre tentazioni. Ma capitolando su quella, dopo tutte le altre vengono di conseguenza. È lì il vero combattimento, non perdiamo le nostre forze in combattimenti secondari. Perché non è importante, potrai combattere dopo, ma il vero combattimento è mettersi davanti al crocifisso, ma tu mi ami veramente? Signore, che io possa accoglierlo, perché non ti accolgo? Aiutami, umiliami, fammi forza, seducimi, fammi violenza se è il necessario. Ma che io non ce la faccio più a sbattere contro il muro della paura di morire, della paura di fallire, nei miei complessi. Signore, che il tuo pane celeste trasformi veramente il mio cuore, la mia vita, la mia esistenza. Faccia di me un essere celeste, uno che ha vinto già la morte qui, uno che possa vivere libero, nella certezza incrollabile che tu mi ami sempre, che non c'è niente che mi può strappare dal tuo amore, ma proprio niente, 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 niente. Ma tu questo veramente lo credi? Credi veramente che Dio ti ama così? Che dal cielo, cioè da qualcosa che è completamente sconosciuto all'uomo, arrivi qualcosa che colma totalmente la nostra vita, la tua vita oggi, e che tu oggi puoi andare a letto e dire perfetta è l'opera tua, perfetta, ti guardi allo specchio e perfetto, guardi questa giornata, posso morire stasera in pace. Non manca nulla alla mia vita, ma no, mi devo sposare, ma no, mi devo avere figli, ma no, ma c'è sempre qualcosa che anche a 80 anni, 85 anni non è completa la vita, no? Sempre c'è un pezzettino che... Ma cosa manca? Cosa manca oggi alla tua vita? Cosa manca oggi alla mia vita? Sinceramente, se Gesù Cristo ha dato la vita per te, se adesso mangi il pane dal cielo, cioè mangi il cielo, mangi il tuo destino, mangi il paradiso che hai perduto, che ti manca? Che ti manca? Non ci manca nulla, perché questo è il vero miracolo ed è il mistero che si svela a noi, che là dove tu sei, nella tua carne, nella tua Nazareth, nella tua povertà, nella tua debolezza, nelle tue contraddizioni, Dio scende, plana come un pane capace di saziarti e di trasformare, guarda, quello che tu sei in un tabernacolo, cioè il posto più santo, il santo dei santi, il tabernacolo della Chiesa. Tu adesso ricevi il Signore sacramentalmente e tra te e quel tabernacolo non c'è nessuna differenza e di conseguenza tra tuo marito, tua moglie, i figli, i tuoi genitori, il tuo fratello e il tabernacolo non c'è nessuna differenza. Ma questo è quello che dice la lettera agli Efesini, la seconda lettura, sull'amore, sulla vita nuova, celeste. Ma certo, se tu hai questa esperienza di te, se tu non ti disprezzi, se tu senti, sperimenti veramente di essere amato così, l'altro è lo stesso, è amato così dal Signore, è un tempio dello Spirito. Meraviglioso, fratelli, coraggio. Allora, non abbiamo paura, non rimaniamo in noi stessi, apriamo le mani e quando arriverà il corpo di Cristo, la vita di Dio, il pane che viene dal cielo, tu dirai amen. Sì, è vero, tu mi ami così, amen, questo vuol dire, è certo, è degno di fede, è certissimo che tu mi ami così e mi mangio questo amore e non dubiterò mai di questo, mai più. Questo significa stare nel cielo e la morte, te fisica, sarà soltanto un chiudere gli occhi.
occhi su questo mondo e aprirli su questo amore per l'eternità. Solo questo passaggio. Se hai questa certezza, la morte non ti può far paura. Non ti fa paura nulla. Non ti scandalizza nulla. Non pensi male di nessuno. Vedi soltanto l'amore di Dio all'opera, anche nelle situazioni più difficili, anche nelle situazioni più compromesse, anche tutto quello che stiamo vivendo oggi. Dio è più forte. Dio non si lascia vincere dal peccato di tutti noi.